Carissimi ragazzi e ragazze in ascolto, e tutti voi gentilissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio, un santo pomeriggio, Ave Maria a tutti, ben ritrovati sulla nostra amatissima radio, ecco, che intende portare l'Immacolata in ogni cuore. Oggi, figlioli miei cari, vorrei, con l'aiuto di Dio, cercare di riprendere il discorso iniziato 2 puntate fa e poi nella puntata precedente non affrontato a causa dell'impellere, ecco, del mese di maggio e quindi dell'importanza di dare il giusto spazio anche a questa dimensione fondamentale della vita di preghiera, che è appunto la devozione della celebrazione del mese di maggio. Tra l'altro volevo dire che proprio nei giorni scorsi, sperando di non riprendere a parlare di questo argomento, mi è capitato di leggere uno splendido articolo su Avvenire, che era proprio dedicato alle origini del mese di maggio, che io vi dicevo non essere cosa su cui ero ferrato, non sapevo da dove veniva. E su quell'articolo si può andare a verificare che la devozione del mese di maggio è molto più antica rispetto a Fatima, nel senso che comincia abbastanza a radicarsi dopo prime, diciamo, sortite medievali intorno al XVI secolo, quindi attraverso il XVI secolo, soprattutto attraverso l'opera dei padri gesuiti, riprendendo alcuni temi però che avevo affrontato, no? E il concetto pagano della primavera e del risveglio della primavera, e quindi l'immagine di Maria come primavera di Dio, se possiamo chiamarla così, no? Quindi come colei che porta un anticipo dell'estate, che è il sole di Gesù in mezzo agli uomini. Questo solo per chiudere e per puntualizzare, chiedendo nuovamente perdono della mia su questo aspetto pregressa ignoranza, in senso etimologico, e ringraziando chi ha scritto quell'articolo, insomma, che ha colmato una mia lacuna. Stiamo parlando delle litanie del Sacro Cuore, ecco, così facciamo un salto anticipato nel mese di giugno, che sarà il mese dedicato al Sacro Cuore e che in qualche modo è evocato da queste litanie. Le litanie del Sacro Cuore sono 33 invocazioni, 33 chiaramente è un numero non qua casuale, tante quanti sono stati gli anni terreni della vita di nostro Signore Gesù Cristo e che appunto considerano il mistero adorabile, stupendo del cuore umano del Signore, in quanto però fatto proprio dal Figlio di Dio fatto uomo. Un mistero immenso, ecco, che ci rimanda alla dimensione, come dicevo nella puntata introduttoria, fondante, fondamentale di Dio e del suo mistero, che è appunto quello dell'amore. Ecco, adesso volevo prenderne una per una e leggerle, rileggerle con voi e commentarle brevemente e poi eventualmente concludere. Cuore di Gesù, Figlio dell'Eterno Padre, è la prima delle litanie, che appunto ci fa subito pensare che il cuore di Gesù non è il cuore di un uomo qualunque, ma è il cuore del Figlio di Dio. Ecco, proprio nei giorni scorsi ho scritto uno dei nuovi articoli che usciranno sul settimanale di Padre Pio, che in questo tempo sono dedicati in ambito dogmatico alla, come dire, alla presentazione del mistero proprio di Gesù Cristo, no? Quindi cercando di semplificare al massimo le cose, però avendo anche un'idea corretta di chi è Gesù. Ecco, proprio in un ultimo articolo dicevo, insomma, parlavo del Concilio di Efeso. Il Concilio di Efeso del 431 focalizzò e definì il fatto che Gesù è una sola persona con due nature, cioè non ci sono una persona umana Gesù, che è stata concepita e che è nata in un certo momento, e una persona divina, Verbo di Dio, coeterno col Padre, quindi senza data di nascita, che a un certo punto si uniscono, no? Capite? E non è corretto, anzi è eretico, dire che Gesù era una persona umana come me. Gesù non era una persona umana. Gesù era una persona divina che ha assunto una natura umana. Ma sapete cosa significa? Significa che l'umanità di Gesù
non ha in se stessa il principio di autosussistenza come la mia. Capite? Io sono vivo, certamente perché la divina provvidenza, come sappiamo, mi mantiene nell'essere, ma il principio di sussistenza di Don Leonardo sono io, sono un individuo della razza umana, io, so. In Gesù non era così, eh? Il principio di sussistenza di Gesù era la persona divina del Verbo. Capite? Per cui, se per assurdo quella natura umana si distaccasse dalla persona umana del Verbo, cosa impossibile trattandosi di un'unione ipostatica, quella natura umana si dissolverebbe. Capite? Non ha in sé il principio dell'autosussistenza. Ecco perché si deve dire cuore di Gesù, figlio dell'Eterno Padre. Cioè un cuore umano, ma quello faceva battere la persona del figlio di Dio, chiaramente nell'umanità assunta. È roba grossa, è tanta roba questa qui, figlioli miei cari. Questo si vede benissimo poi soprattutto nel mistero della passione di Gesù. E vi rimando, consigliandone anche la preghiera frequente alle 24 ore della passione che presentai, credo, a ridosso della settimana santa in questo ciclo di catechesi, dove si vede benissimo il mistero d'amore del cuore del figlio di Dio. Poi, da dove viene il cuore di Gesù? Il cuore di Gesù, come tutta quanta la sua umanità, viene dalla Madonna. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato. Cosa è successo nell'incarnazione? È successo che il Verbo di Dio è sceso in Maria Santissima, lo Spirito Santo ha fecondato, mi si perdoni il termine, il grembo della Madonna, concepito quell'esserino, è stato immediatamente unito al Verbo di Dio. E quindi il cuore di Gesù, seconda invocazione, è stato formato dallo Spirito Santo nel seno della Vergine Maria. Quindi capite che tra il cuore di Gesù e il cuore di Maria, capite, c'è un battito, io sarei dire c'è un unibattito, capite? Cioè i movimenti di sistole e diastole del cuore di Gesù e del cuore di Maria, che ci conosce la scienza, sono praticamente non solo sintonizzati, ma sono quasi unificati, cioè si rimandano l'uno all'altro. Noi non possiamo immaginare nemmeno lontanamente quanto fossero e sono uniti il cuore di Gesù e della Madonna quasi fino a formare una cosa sola. Questo anche perché il tessuto proprio il tessuto biologico, ecco, di quel cuore che ha tanto amato il mondo è completamente intriso di cellule della Madonna. Patrimonio genetico umano di Gesù viene solo da Maria Santissima. Qui stiamo in dogmi di fede, figlioli miei cari. Io lo capisco che a noi che sappiamo come nascono gli esseri umani, queste ci sembrano cose strane, ma appunto, cioè, sono cose strane perché questo è figlio di Dio fatto uomo, per cui è veramente uomo, ma l'incarnazione è stato un atto divino, capite? Allora, terza litania, che è già stata ampiamente introdotta, scusate, cuore di Gesù sostanzialmente unito al Verbo di Dio. Quando si parla di sostanziale, vuol dire che da quando quel cuore ha cominciato a battere, trattandosi di unione, ripeto, ipostatica, cioè nel soggetto seconda persona della Santissima Trinità, da quando quel cuore ha cominciato a battere, quel cuore sarà sempre il cuore del Verbo di Dio. Sempre. Voi dite, cioè, io mi ricordo quando studiavo, questo lo immagino un pochino riduttiva, no? Mi chiedevo sempre, dico, ma tutti questi dogmi, tutte queste cose, dico, ma che bisogno c'è di fare tutti questi dogmi? Cioè, se voi vedete il concilio di Efeso, no? Litigavano Nestorio, il vescovo che era vescovo di Costantinopoli, con San Cirillo di Alessandria, dico, ma che sarà mai? Ma non ti sembra una questione di lana caprina? Eh no, figlioli miei cari, no. Perché se ci avesse avuto ragione Nestorio, cioè c'era una persona umana Gesù e una persona divina Verbo, che si uniscono insieme fino a formare una sorta di una medesima cosa, ma in questo modo, capite? Non dal concepimento attraverso l'unione ipostatica, ma dopo il concepimento attraverso l'unione morale tra la persona del Verbo e la supposta persona di Gesù.
Sapete cosa significherebbe questo? Che il cuore di Gesù non era il cuore del Verbo di Dio. Non sarebbe stato il cuore del Verbo di Dio, né si sarebbe potuto dire sostanzialmente unito al Verbo di Dio, ma sarebbe stato il cuore della persona umana di Gesù. La conseguenza ancora più grave è questa, che in teoria un'unione di questo genere, cioè un'unione morale, è come dire, è interrompibile, disgiungibile in qualunque momento senza che succeda niente. Cioè, se l'umanità di Gesù fosse autosussistente nel supposito della sua persona umana, supponiamo che il Verbo di Dio in qualunque momento avesse voluto lasciarlo, per esempio, compiuta l'opera della redenzione, mi distacco e lasciamo vivere la persona Gesù. Sarebbe stato perfettamente possibile. Così come una volta, supposto, asceso al cielo, questa umanità si disgiunge dalla persona del Verbo e continua a essere autosussistente. Sarebbe stato perfettamente possibile. Ecco perché la Chiesa, anche quando, come dire, fa dei dogmi, e quindi si irrigidisce in campo dogmatico o morale, non lo fa per questione di lana caprina oppure per andare a imporre un peso su qualcuno quando si tratta di un'autorità morale, oppure per andare a obbligare le persone ad aderire ai dogmi. No, dice di mezzo una verità sempre salvifica. Capite? Perché tutto quello che Dio ha fatto e ha operato ad extra per noi è per la nostra salvezza. E la salvezza, per essere realmente realizzata, deve essere stata fatta in un certo modo, che è il modo che ha deciso il Padre Eterno e che noi dobbiamo però riconoscere correttamente e quindi credere in quel modo e proporre a credere in quel modo. Quindi noi possiamo dire cuore di Gesù sostanzialmente unito al Verbo di Dio, ecco, perché così è. Ma perché la Chiesa ha sancito che così è attraverso il Concilio di Efeso. Ecco, così facciamo anche un po' di formazione teologica, ecco, anche dentro un contesto, diciamo così, di catechesi diciamo spirituale, come questo ciclo che stiamo facendo, perché parla della preghiera, a maggior ragione in questo contesto, con un contesto devozionale, quella le litanie al Sacro Cuore di Gesù, e in generale il culto al Sacro Cuore di Gesù, che come sappiamo deriva dalle rivelazioni che il nostro Signore Gesù Cristo fece a Santa Margherita Maria la Coque. La quarta litania, Cuore di Gesù, Maestà infinita. Bellissimo. In latino è Cor Jesu maiestate infinita, cioè di maestà infinita. Quindi, essendo sostanzialmente unito alla persona del Verbo, il cuore di Gesù, quindi l'organo umano, cuore di Gesù, come tutta la sua natura umana, viene immediatamente a partecipare realmente dell'infinita maestà della divinità. Voi sapete che Maiestas, che era un titolo che i pagani, gli imperatori si sono autoattribuiti, ma Maiestas, che viene da Maior, che è il superlativo di Magnus, quindi Maiestas vuol dire una eccellente grandezza. Ecco, l'eccellente grandezza è proprio di Dio solo. Dio solo è grande. Ecco, Dio è grande. Ecco, è il grande. D'accordo? Gli esseri umani, anche quando si parla di San Leone Magno, di San Gregorio Magno, io mi trovo un pochino in difficoltà, vi dico la sincerissima verità, anche perché tra l'altro poi non c'è nessun motivo per farlo, quando qualcuno in difficoltà è un pochino in imbarazzo, quando qualcuno dice grande Don Leonardo, qualcuno a volte lo ha detto, ecco, ma io mi sento veramente in difficoltà perché grande è il Signore e basta. Ecco, noi siamo sempre tutti quanti molto molto piccoli davanti a Lui, anche se qualche volta, ecco, ci riveste un po' di Lui per qualche cosa che ci dà da fare o per qualche dignità che ci conferisce. A me ha dato quella infinita di sacerdote, non basterà l'eternità, insomma, per ringraziarlo. Quinta invocazione, cuore di Gesù, tempio santo di Dio. Ecco, noi sappiamo che il tempio, e ho fatto recentemente, vi invito ad ascoltarla, non ricordo se l'ho già messa online, sicuramente l'MP3 è già online, non ricordo ancora se ho fatto il video, ma in occasione della visita a Pompei di sabato scorso, che era proprio l'anniversario della dedicazione del Tempio di Pompei, ho avuto modo di fare
una brevissima omelia, però sulla sacralità del Tempio di Dio. Cioè, il Tempio di Dio è il luogo, il Tempio è di Dio, è il luogo, è la sua casa, quindi è il luogo dove si entra in contatto con Lui. È molto importante per tutti riscoprire la sacralità del Tempio di Dio, no? Pompei chiaramente è un santuario di grande devozione, ma come spesso accade, oggi è diventato anche una meta turistica. Anche io adesso mi trovo in una chiesetta che è stupenda, ma che è meta turistica. Il turismo religioso, purtroppo, specialmente nel nostro contesto un po' scristianizzato, corre il rischio, molto brutto per la verità, ecco, di vedere trasformate le nostre chiese in musei. Questo è brutto, questo qui. Perché certamente le opere d'arte che sono in una chiesa vanno certamente ammirate, ecco, ma vanno ammirate in spirito di fede, perché la bellezza del luogo sacro, ecco, che è stata un tempo era molto più curata, oggi, perdonatemi, sono delle certe chiese, insomma, che fanno veramente paura per come sono concepite e realizzate. La bellezza ha il compito di elevare alla divinità, cioè di dare un pallido riflesso di quanto è bello il paradiso e di quanto è bello Dio. Ecco, ma anche chiaramente la fruizione della sacra bellezza di un tempio richiede comunque il rispetto del tempio. Ecco, quindi non è possibile che una persona che voglia pregare non può entrare a Pompei, non può pregare in Santa Pace nel tempio di Pompei perché c'è un continuo vociare di turisti. La preghiera c'ha bisogno di silenzio. Non è possibile che una persona che voglia pregare in questa mia splendida chiesetta non può pregare. Perché arrivano i turisti e fanno le baraonde in chiesa quando meno se lo sta aspettando. Quindi questo è certamente un campo e ci dovrò lavorare un pochino con grazia e con amore. In ogni caso, il cuore di Gesù è chiamato Tempio Santo di Dio, cioè in quel cuore abita la divinità, nel cuore stesso. E noi sappiamo che Gesù ha preso proprio dal petto il suo cuore a un certo punto. E l'ha, come dire, proprio l'ha offerto a Santa Margherita Maria alla Coque. Bisogna andare a vedere quelle cose lì. Il cuore pulsante se l'è proprio cavato dal petto. Ricordo nella puntata introduttiva i riferimenti che ho fatto alla morte di Gesù, alla luce della Sacra Sindone, che fanno comprendere quanto quel cuore umano unito alla persona del Verbo di Dio fosse completamente bruciato, ma non esistono termini umani per descriverlo, dall'amore divino, che è stata la vera causa, diciamo così, della sua morte. Nelle ore della passione della Piccarreta, se ci fate attenzione, mi pare nella terza dell'Orto degli Ulivi, si vede benissimo come prima di vivere la passione fisica, Gesù ha vissuto tutta la sua passione, attenzione, realmente attraverso il fuoco dell'amore. Cioè l'amore gli ha fatto vivere nel Getsemani un'anticipazione reale di tutto quello che avrebbe vissuto, cioè i flagelli, le spine, la croce, il calvario, tutto. Ecco, e a un certo punto la Piccarreta hanno capito, questa è l'amore che gli fa vivere prima tutto questo. Io ancora non c'è, le sto ripregando, le sto ripregando perché ci sono delle affermazioni che vanno veramente contemplate e assimilate. Perché qui andiamo ad altezze veramente somme, no? Poi, cuore di Gesù, tabernacolo dell'Altissimo. Bellissimo, quando stiamo davanti a un tabernacolo, noi pensiamo e dobbiamo sempre pensare che dentro il tabernacolo c'è l'ostia santa, quindi c'è Gesù. Ecco, e quindi che cosa racchiude il tabernacolo? Il tabernacolo racchiude la pienezza della divinità, ecco perché nell'ostia consacrata è presente realmente, sostanzialmente, l'abbiamo visto, chi? Gesù in corpo, sangue, anima e divinità. Dobbiamo tra l'altro sapere che tra i miracoli eucaristici ancora contemplabili c'è quello di Lanciano. Voi sapete che sono state fatte delle analisi sul frammento di carne ancora visibile dopo 12 secoli, perché tanti sono passati dal miracolo di Lanciano, e hanno scoperto che quello è un pezzo di pericardio.
ricardo è la membrana che avvolge il cuore. Ma non so, l'ultima volta che sono stato lì, questo non lo sapevo, mi sono quasi sconvolto. Hanno detto che dalle analisi effettuate, quei frammenti di carne sono frammenti vivi, cioè lì dentro, dentro quel frammento di cuore, si vedono ancora i movimenti di sistole e di diastole. Altri sono infarto, eh. Cioè, io la prossima volta che tornerò chiederò espressamente, vorrei spiegazioni ulteriormente approfondite su questo argomento. Cioè, capite che cosa significa una cosa del genere? Tabernacolo dell'Altissimo. E ci rimanda immediatamente al mistero eucaristico. Verso cui, sapete quanto è grande il mio amore all'Eucaristia, mai saremo abbastanza devoti, adoranti, ardenti, rispettosi nei confronti di Gesù eucaristico. Io penso di dirvi, penso di potervi, di dovervi dire a nome di Dio, state con l'Eucaristia, adorate l'Eucaristia, esagerate con Gesù Eucaristia. Ecco, sapete che, se non ricordo male, ultimamente, credo che, sì, il Papa aveva detto che gli estremismi sono tutti quanti da condannare, tranne uno, che è l'estremismo della carità. La carità per noi è estremista in assoluto, d'accordo? Per cui, che cos'è la carità? È l'amore di Dio e l'amore del prossimo. Quindi, se noi siamo estremisti nell'amore di Gesù Eucaristia, state tranquilli che va bene, d'accordo? Lo siamo sempre pochi. Così come se noi siamo estremisti nell'amore del prossimo, se ci prodighiamo spendendoci, dando la vita per aiutare, per perdonare, per amare anche i nostri nemici, ah, lì non c'è nessun pericolo. Lì non c'è proprio assolutamente nessun pericolo, d'accordo? Gli altri estremismi non sono da Dio, d'accordo? Ma qui, ecco, con l'Eucaristia possiamo tranquillamente proprio, e io personalmente sono sicurissimo che il cuore di Gesù sia felicissimo di essere amato, adorato, riverito davanti all'Eucaristia. Pensate che Santa Margherita Maria la Coque, se leggete la biografia, fu capace di trascorrere e di notte 14 ore di seguito inginocchiata ed immobile davanti al tabernacolo, neanche davanti a Gesù esposto. 14 ore. Io quando lessi questa cosa mi prese un colpo. Ecco, per cui, guardate, tra l'altro io sono fermissimamente convinto, più tempo passa e più di questo me ne convinco, che tutta la nostra santificazione dipende dalla qualità del nostro rapporto con Gesù Eucaristia. E io sono convintissimo anche, perdonatemi tutti questi superlativi assoluti, che non c'è niente che la Madonna operi in noi e che desideri da noi, se siamo anime mariane, quanto un rapporto sempre più stretto, ardente, intenso e completo con l'Eucaristia. Cioè, una partecipazione sempre più frequente, sempre più partecipata in senso forte, come la Chiesa vuole. La Chiesa ha parlato di partecipazione piena, attiva e consapevole alla Santa Messa, e questo è il suo auspicio. Ecco. Ma sotto tutti i punti di vista, capite? Cioè, perché poi la comunione ben fatta, ecco, questo non voglio dire, la comunione ben fatta, figlioli miei cari, richiede preparazione remota, preparazione prossima e ringraziamento. Capite? La delicatezza che stiamo facendo. Preparazione remota vuol dire che io non posso accostarmi alla Santa Comunione se non ho una vita che cerca di tendere alla santità, se non mi confesso frequentemente, Dio non voglia avessi peccato gravemente se non mi sono confessato prima di ricevere la comunione. Arrivando a messa 5 minuti prima, per raccogliermi un pochino, ecco, raccogliendomi prima di andare a fare la comunione e ricevendo Gesù nel modo migliore possibile. Voi sapete che il modo migliore possibile, tra l'altro tuttora perfettamente valido e operante presso le celebrazioni pontificie, che sono esemplari, è ricevere Gesù
preferibilmente, non è obbligatorio, ma è questo il modo migliore a mio avviso, senza dubbio, ginocchio in bocca. Ecco. A prescindere da qualunque altra motivazione, io adesso ne ho parlato, ne ho riparato anche recentemente, voglio sempre pensare che se Dio non voglia si stacca un frammentino, anche minimo, dall'ostia, pur essendo di per sé nell'attuale disciplina della Chiesa lecito prendere la comunione in mano, cosa che a me personalmente fa soffrire, ma essendo lecito devo dire e devo adeguarmi anche io al fatto che è lecito, però dico sempre, dico, figlio mio, io non lo farei mai, d'accordo? Perché una cosa che è lecita, se Santa Madre Chiesa dice questa cosa è lecita, non sta dicendo la devi fare, sta dicendo che chi lo fa può farlo, d'accordo? Senza fare di per se stesso con quel gesto un peccato, però capite, il peccato è anche involontario e quindi è impellente, perché io che celebro, quindi vedo anche quanto un'ostia ben confezionata, se tu stacchi le dita pollice e indice con cui la tieni, a volte rimane qualche frammento appiccicato, e questo può succedere tranquillamente a un fedele. Per cui io vi dico, personalmente, fermo restando il rispetto per la disciplina della Chiesa, io non farei mai una cosa di questo genere se dovessi andarmi a comunicare, avendo questo pericolo, perché quando celebro sull'altare, finito la celebrazione, finita di distribuire la comunione, io ho le ampolline, posso purificare le dita e posso essere certo che non mi è caduto nessun frammento, per quanto possibile, ma non lo sarei. Ecco, io mi sono sempre chiesto perché, mi sono sempre chiesto, ma che bisogno c'è? Io, sinceramente, questa è una domanda che mi faccio da fedele, perché in quanto ministro della Chiesa, ecco, quindi io sono sicurissimo, insomma, che Gesù gradirebbe un pensiero di questo genere, d'accordo? E sarebbe una forma di delicatezza, magari anche supplementare, ma certamente gradita alla sua maestà. Voglio sempre pensare che nei rapporti tra la divinità e l'umanità vige questo aureo principio, cioè Gesù si è abbassato enormemente, capite? L'inno dei Filippesi dice che si fece uomo, prese la condizione di schiavo, è andato in basso ubbidendo fino alla morte di croce. Io ricordo benissimo le lezioni dell'attuale vescovo di Santa Romana Chiesa, Monsignor Rino Fisichella, che era il mio professore di teologia fondamentale, che si infiammava quando parlava di questo, no? Cioè, diceva, Gesù è andato talmente in basso che più in basso di lui non si poteva andare, ha preso, è sceso giù, 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 e attraverso questa sua infinita umiliazione ha dato a tutti la possibilità di essere sollevati, tirati fuori dalla morte, dal peccato e dai guai, no? Allora, però, voi immaginate la Madonna nei confronti di Gesù, che gara che hanno fatto, no? Cioè, sapete qual era la gara che era tra Gesù e la Madonna? Oltre a quella a chi amava di più, perché insomma facevano le pie gare, lei e Dio, non soltanto Gesù Verbo incarnato, ma anche la Santissima Trinità, a chi amava di più, d'accordo? Però, qual è la più grande virtù della Madonna? Domanda da quiz. Se me la dite a me, io rispondo immediatamente. La più grande è, quindi quella è l'umiltà. Non c'è nessuno che neanche lontanamente si avvicini all'umiltà di Maria. Nessuno. E qual è la creatura dove Dio è stato più vicino di tutti e dove si trova, dice San Luigi Monfort, presente così tanto che per trovare un luogo dove Dio è più presente, c'è cioè toda la Madonna, devi soltanto andare in paradiso, nel cielo empireo. Maria. Quindi, questa grande condiscendenza che Dio ha avuto nei suoi confronti, questo riempirla di grazie, questo addirittura farsi carne nel suo grembo, che risposta ha avuto dalla Madonna? Uno sprofondamento ancora più grande da parte sua. Questo che cosa voglio dire? Cioè, Gesù ogni volta che viene nell'Eucaristia, ma si umilia in una maniera impressionante, capite? Cioè, San Tommaso d'Aquino, quando scrisse il Tantum Ergo, disse, ma signore mio, sei già umiliato abbastanza. Quando sei diventato uomo come noi, che uno poteva misconoscere la sua divinità, quindi uno poteva stare dinanzi a Gesù e fa finta di niente, perché mica si vede, quello era il figlio di Dio incarnato. Però almeno c'era un richiamo, diciamo così, della sua bellissima umanità, della sua straordinaria
capacità di attrarre le persone, il suo sguardo che era un qualche cosa di, però che dava una vaga immagine. Nell'Eucaristia c'è più manco questo, cioè c'è una tappa ulteriore di umiliazione, no? Perché non si vede più neanche l'umanità, cioè Gesù è nascosto dietro materia inerte, dietro materia che chiunque potrebbe prendere e lanciarla per aria come se fosse, non lo so, la carta delle caramelle. Perché guardate che è così, eppure non ci resti però il figlio di Dio, capite? Quindi, allora, a questo enorme mistero di umiliazione che è l'Eucaristia, qual è la risposta adeguata? Io vi dico, io sono un sacerdote, voi sapete che i sacerdoti si comunicano in piedi perché stanno all'altare. Ecco, per me è una sofferenza, d'accordo? Cioè, per carità, è una gioia immensa comunicarmi, ma se potessi mi metterei in ginocchio davanti all'altare, lo posso fare perché sono prete, d'accordo? Infatti quelle rare volte che partecipo ad una messa che non celebro io, sono tutto contento di potermi in giro, dico, oh, signore mio, finalmente una volta. Ecco, per dirvi, no? Quindi, Eucaristia messa, Eucaristia comunione, ma poi c'è tabernacolo dell'Altissimo, cuore di Gesù. Il cuore di Gesù pulsa dentro ogni tabernacolo, pulsa dentro ogni ostia consacrata, ce l'ha dimostrato nel miracolo di Lanciano, un cuore che ancora ha i movimenti di sistole e diastole, è diventato pericardio. Allora, è assolutamente prioritario nella nostra vita interiore abituarci, acquisire un rapporto profondo con Gesù Eucaristia. Per cui io vi suggerisco, è evidente che magari qui tra gli ascoltatori ci stanno famiglie che hanno 3, 4, 5 figli, 6 figli, magari, ecco, Dio le benedica e andranno certamente in paradiso, non hanno la possibilità, ma chi avesse la possibilità, d'accordo? Anche magari tagliando qualche cosa di meno importante, di stare con Gesù Eucaristia, di sostare davanti a Gesù Eucaristia, di partecipare all'adorazione, sento dire, c'è tanta gente che si sta sempre a lamentare della condizione della chiesa, non troppo idilliaca. Vabbè, io sento dire che in tante parrocchie, in diverse parrocchie, c'è l'adorazione perpetua. Se uno vive in una parrocchia dove c'è il dono dell'adorazione perpetua, deve ringraziare Dio a tempo indeterminato, perché anche se non se la sente di segnarsi a un turno, sa che nella propria chiesa c'è Gesù esposto H24. Capite? Quindi in qualunque momento del giorno della notte, perché se tu c'hai l'adorazione perpetua, anche se non ti fossi segnato, e una notte dicevo, mi voglio alzare stanotte, voglio andare a fare 3/4 d'ora da adorazione, tanto in chiesa trovi qualcuno, non è che ti cacciano, se ci sta l'adoratore. È bellissima una cosa di questo genere. Quindi io vi suggerisco tantissimo, perché il legame che c'è tra il cuore di Gesù e l'Eucaristia è simbiotico, capite? E non c'è niente che la Madonna auspica e a cui ci fa tendere quanto un rapporto intimo e profondo con Gesù e Eucaristia. State sicuri che se andiamo a fare l'adorazione alla Madonna è sempre al vostro fianco. La troviamo inginocchiata dinanzi ad ogni tabernacolo, sicuramente vicino a noi, senza nessun dubbio. Io ne sono sicurissimo di questo. Allora, cuore di Gesù, casa di Dio e porta del cielo. Bellissimo, questa è una litania, ecco perché il cuore immacolato e il cuore di Gesù non solo battono all'unisono, ma battono in maniera simbiotica, quindi hanno un'unica pulsazione, come dire, condivisa, perché ricorderete che casa di Dio e porta del cielo sono due litanie lauretane, iano cieli, no? Domus aurea, no? Casa d'oro, casa di Dio e porta del cielo. Quindi, casa di Dio, che cosa significa? Significa che nel cuore di Gesù abita Dio, è l'abitazione di Dio. E anche qui di nuovo immediatamente vi rimando: quando senti il cuore di Gesù, pensa subito ostia consacrata. D'accordo? Facciamo un'altra, come dire, equazione, più che equazione. Identità, d'accordo? Cuore di Gesù, Eucaristia, casa di Dio.
non esiste, dove lo posso trovare io, nostro Signore, sul pianeta Terra? Nell'Eucaristia. Nell'Eucaristia. È lo stesso Cristo, scrive Paolo VI, presente in cielo, identico, con l'unica differenza che nell'Eucaristia occupa lo spazio attraverso le specie consacrate, mentre in cielo occupa lo spazio attraverso le membra fisiche del suo santissimo corpo. Fine delle differenze. E porta del cielo. Porta del cielo, cioè attraverso il cuore di Gesù si arriva al cielo. Attenzione a questa finezza, eh? Gesù stesso ha detto: io sono la via, quindi il passaggio, Vangelo di domenica scorsa, io sono la porta delle pecore, capite? Quindi l'immagine di Gesù porta, passare attraverso di lui. Cosa vuol dire passare attraverso il suo cuore? Vuol dire imparate da me che sono mite ed umile di cuore. Attenzione. La mitezza e l'umiltà di cuore che poi sono l'humus, vedremo immediatamente la litania seguente, non a caso, che è fornace ardente di amore. Quindi la mitezza e l'umiltà sono l'humus in cui deve vivere l'unica coniugazione che i figli di Dio conoscono, che è amare. Amare. Quindi porta del cielo vuol dire che attraverso la scuola e l'imitazione dell'umiltà e della mitezza di Gesù, allora noi dobbiamo umiliarci sempre, dovunque e dappertutto. Guardare nel libro, ecco, aperto della Santissima Umanità di Gesù, ecco perché è così importante la meditazione della passione di Gesù. Perché se a Gesù, scusate, gli hanno fatto tra le altre cose, adesso è l'ultima cosa che ho detto sulla passione, quindi mi perdonerete se sono molto impressionato. Cioè, a un certo punto, nelle ore della passione, a Gesù gli hanno aperto la bocca per sputargli in bocca. Immaginate che schifo, scusate, in bocca. E proprio a fare questo gesto. E proprio con e lui continuava ad amare queste persone, continuava a essere completamente consegnato a non fare nessun gesto di reazione, capite? Ma io come faccio a reagire dinanzi a chi mi tratta male, a chi mi fa un'offesa, a chi anche mi fa un insulto gratuito, anche una partaccia, anche a chi è un cafone? Un abitante di Cafonia, sapete che purtroppo Cafonia oggi è una metropoli peggio di Città del Messico. Ma come reagisco io, un abitante di Cafonia? Sto zitto, buono e mi prendo tranquillamente la cafonata senza battere ciglio, o mi inalbero e comincio a dire, avendo ragione veramente parlando, ma questo è Cafone. Ma Gesù non fa così. Mite ed umile di la mitezza, figlioli miei cari. Io sono anni che sto in combattimento contro il mio temperamento non buono, no? Ma se non appare in noi una mitezza a prova di bomba, percepibile in tutto quello che noi facciamo, a partire dai gesti, poi dalle parole, dal modo con cui ci rivolgiamo, dalla calma, dalla pace mantenuta in ogni circostanza, in ogni situazione, siamo sempre al di qua. Facciamo un buon esame di coscienza sull'umiltà e sulla mitezza, che molte persone dicono: ma io non ho fatto niente, non so che cosa confessare. No, no, fai un buon esame di coscienza sull'umiltà e sulla mitezza. Stare a posto al 100% su queste due virtù ce ne vuole, ecco. E se uno diventa molto santo, può arrivare al 90-95%, ma 100% sicuramente ci stavano Gesù e Maria. Noi è un po' difficile, no? Ecco, la litania successiva, cuore di Gesù, fornace ardente di amore. Qui sarebbe proprio da fare un'ora non tanto di catechesi, ma di preghiera contemplante e adorante. Fornace ardente di amore, il cuore di Gesù è rappresentato con il fuoco che lo brucia. Fuoco vivo, capite?
Il nostro amore deve riversarsi preso da questa fonte, d'accordo? Preso da questa fonte. Allora, io mi sto accorgendo, lo dico, figlioli miei cari, ragazzi e ragazze, ragazzi e ragazze nel corpo o nello spirito, non fa niente. C'è l'eterna giovinezza per i figli di Dio, comincia già da questa terra. Ecco, io mi sto accorgendo di una cosa. Sono arrivato a 46 anni quasi, 13 anni di sacerdozio appena compiuti, quindi è una fase un pochino, forse di svolta della mia vita. Se noi non facciamo, non prendiamo coscienza di quanto Dio in tutto ci ama, noi siamo circondati dal suo amore e di quanto Lui, prima di ogni altra cosa, voglia da noi amore a tutti i livelli, siamo ancora al di qua della vita interiore. O forse, pur essendo stati frequentatori e assidui, ancora siamo lontani. Invito tutti gli ascoltatori a meditare spesso l'inno alla carità di San Paolo, Primo Corinzi, capitolo 13. San Paolo usa parole forti, ricordo. Se parlo in lingue degli angeli, se ho la fede da spostare le montagne, se ho il dono della sapienza, della profezia, di fare i miracoli e non avessi l'amore o la carità, è la stessa cosa. Non sono nulla e non so, non serve a nulla. Non sono nulla e non serve a nulla. Capite? Il cuore di Gesù è fornace ardente di amore. È desolante vedere quanto poco gli uomini oggi ne prendono coscienza. Cioè, tornando all'esempio dell'Eucaristia, cioè chi ha un rapporto sciatto, diciamo così, poco delicato, poco garbato, poco attento nei confronti dell'Eucaristia, non bisogna dirgli tu sei un grande peccatore, te ne vai all'inferno, anche se da un punto di vista oggettivo avere un rapporto di questo genere con l'Eucaristia è una cosa brutta, cioè nel senso che da un punto di vista oggettivo offende molto il Signore. Ma questa persona non si rende minimamente conto di quanto Gesù nell'Eucaristia lo e ci ama. Capite? San Giovanni dice nelle sue lettere: noi amiamo sia lui che gli altri perché egli ci ha amato per primo. Ecco, il problema è che l'amore di Dio non deve essere una cosa di cui è piena la nostra bocca e non significa niente. Dice, vabbè, Dio ci ama, Dio ti ama, Dio qua, Dio là, Dio a destra. Cioè, tu hai preso coscienza di questo. Ecco perché la conoscenza precede sempre tutto. Io negli ultimi mesi ho conosciuto, l'avevo già accennato, gli scritti di Luisa Piccarreta sulla Divina Volontà, che sono a mio avviso una miniera d'oro pazzesca. Adesso ho cominciato, insomma, a meditarli un po' e a conoscerli un po'. Mi sono reso conto che il passaggio, diciamo, la porta d'ingresso, ecco, nella vita, in questa forma particolare e molto alta di spiritualità, chiamiamola così, è questo, la presa di coscienza del fatto che l'amore di Dio ci circonda. Non ci pensiamo mai, cioè, se senti un uccellino che canta, chi è quello lì? Sai cos'è un uccellino che canta? L'uccellino l'ha creato la Divina Volontà. Le corde vocali all'uccellino che lo fanno cantare in quel modo, gliela ha date la Divina Volontà. E lo sai perché la Divina Volontà ha creato l'uccellino e l'uccellino canta? Per te. Per farti sentire questa cosa bella. E quindi Gesù a Luisa spiegava che questa sua creatura,
questa sua opera creativa, non era altro che un ti amo di Dio detta a noi. E qual è il compito della creatura dinanzi al canto dell'uccellino? Uno, anzitutto farsi attento e dire, gli avete mai detto a Dio, senti, io ricevo il tuo atto d'amore in questo uccellino e te lo ricambio, ti amo mio Dio per questa bella creatura che hai creato e che c'ho un diavolo per capello, mi allieta il cuore con il suo canto melodico. Gli avete mai detto? Quanta gente ha trascorso la vita terrena senza mai non soltanto dire ti amo a Dio per le cose che ha fatto, ma senza dirgli grazie di nulla. Eppure tutto quello che noi viviamo è tutta opera sua. Opera sua fatta per noi, al nostro servizio. Capite? Tutto. Quell'uccellino, a differenza di te e di me, canta, sapete perché? Perché fa quello che Dio vuole. È programmato per fare questo. Gli unici soggetti che non sono programmati a fare quello che Dio vuole siamo noi esseri umani. E infatti noi esseri umani abbiamo fatto la più brutta figura di tutti, perché quello che Dio vuole non lo facciamo mai. Ed è per questo che siamo così arrabbiati, tristi, depressi e infelici. Solo per questo motivo, ci sono altri. Ora però, la risposta a quel canto dell'uccellino non è soltanto dire oh, Signore, anzitutto riconosco e ricevo il tuo ti amo da quell'uccellino e lo ricambio. Ti amo, Signore, perché hai creato per me questo uccellino. Non basta questo. Ci sono altri due ti amo da rispondere a Dio. Siccome questo uccellino, che pure a differenza di me non ti dà pene perché fa la tua volontà, però non può parlare e non può ringraziarti e non può dirti ti amo, io metto il mio ti amo in quell'uccellino, perché da quella creatura, attraverso quella creatura, tu possa ricevere il ti amo e il grazie che lei non ti può dare perché non parla con me. Ma ancora non è finito. C'è un ulteriore passaggio. Come ho detto prima, voi pensate che molti esseri umani, dal primo uomo fino a oggi, provate a pensarci, abbiano detto a Dio ti amo perché hai creato questo uccellino che canta e che mi allieta? Secondo voi sono tanti ad aver fatto una cosa di questo genere? Provate a pensarci. Secondo me non sono tantissimi. E voi provate a fare un'altra domanda. Ma il Signore ci resterà, secondo certamente il nostro modo di parlare, perché è chiaro che Dio sta nel suo mondo di pienezza, di felicità, no? Ma non ci resterà un po' male il nostro Signore che tutti gli esseri umani non sanno fare altro dalla mattina alla sera che starsi a tutti, la maggior parte chiaramente, a sciorinare una montagna di lamentele o di bestemmie o di cose, stanno sempre arrabbiati, neri, senza uno che mai gli dica grazie, ti lodo, ti amo, ti benedico. Ma ci resterà un po' male, nostro Signore? Forse sì, no? Cosa diceva il cuore di Gesù a Santa Margherita Maria della Cocca? Ecco il cuore che ha tanto amato il mondo e che non riceve dagli uomini altro che indifferenze, ingratitudini, freddezze, disprezzi, oltraggi e sacrilegi. Ed io per questo chiedo riparazione, cioè i primi 9 venerdì del mese, la comunione, la confessione riparatrice, tema che si riconnette anche a Fatima, la riparazione, ecco, vi raccomando, sapete tutti quanti che adesso sabato prossimo il Papa canonizzerà i pastorelli, santi. Allora, tutte queste ingratitudini degli esseri umani devono essere riparate, figlioli miei cari. Cioè, allora io, unendomi a Dio e alla sua volontà, che è presente e operante non soltanto in tutte le creature, in tutti gli uomini, ma in tutto l'universo, posso fare questa cosa. Dire, divina volontà, io mi unisco a te perché il ti amo che ti dico per questo uccellino sia non solo per me, ma per tutte le lingue, di tutti gli uomini, di tutti i tempi, che non hanno mai saputo dirti un grazie, un ti amo per questo uccellino che canta. Noi pensiamo che questo atto sia privo di significato, ma non lo è. Non lo è. Io forse finito, sta venendo in mente adesso, finite le litanie del Sacro Cuore, che finiremo la prossima volta, dedicherò una puntata, forse,
sta venendo probabilmente, a, essendo proprio il centenario di Fatima, a comprendere cosa significa quando la Santissima Trinità chiede riparazione. Questo termine è proprio un termine chiave per la comprensione del messaggio di Fatima. Ed è la cosa più importante, cioè, vedete, figlioli miei cari, noi quando vediamo una persona che si allontana da Dio e che pecca, ditemi voi, ma che ci posso fare io? Pensiamo noi che se vediamo un peccatore gli andiamo a tirare il collo, gli cominciamo a dire, ma no, non bestemmiare, non devi bestemmiare, che non si bestemmia. Va a messa la domenica, disgraziato, che a messa bisogna andare. Non commette gli atti impuri che te ne vai all'inferno. La Madonna ha detto che a Fatima che l'inferno è pieno di peccatori che hanno peccati con la carne. Vedi un altro che ruba, non rubare perché Dio ti chiederà conto anche del mezzo centesimo guadagnato disonestamente. Se facciamo così, le persone smettono di peccare? No, purtroppo. Perché le persone non smettono di peccare per le nostre parole, anche se a tempo, luogo e modo opportuno, io anche come prete, noi dobbiamo predicare e dire sempre la verità. Ma in certi casi il rimprovero diretto non va mai fatto. Capite? Perché non ha nessun altro effetto che incarognire, incattivire ancora di più il peccatore, per cui non solo non smette, lo fa per dispetto, fa peggio di prima. Allora, che cosa si fa in questi casi? La prima cosa è la preghiera. D'accordo? Ma uno che ti bestemmia davanti e che tanto lo sai che se glielo dice non bestemmiare, continua. Che fai? L'ammazzi? Gli tagli la lingua, come vorrebbe qualcuno. Sapete che cosa si deve fare? Ha detto una bestemmia, ha bestemmiato Dio e io mentalmente dico: Dio sia benedetto. Signore, perdona sto poraccio e accetta questa mia lode in riparazione della sua bestemmia. Fare questo è la cosa più importante e più efficace, perché fare questo attirerà anche delle grazie a tempo e luogo che noi non sappiamo nel peccatore. Molto più che se io me lo mangiassi vivo in un contesto dove non mi ascolterebbe. Quindi se si entra bene in questa realtà, che è stata la realtà animante il cuore di Gesù. Ma che cosa sta a fare Gesù nell'Eucaristia? Mi pare di averlo già detto, dalla mattina alla sera, secondo voi. H24. Capite? Cioè, una chiesa deve per forza di cose stare chiusa per qualche ora al giorno, no? Cioè, a me piacerebbe stare tantissime ore davanti al Santissimo, molto di più di quante ce ne sto, ma in ogni caso qualche ora di notte dovrei stare per forza a dormire. Non mi posso mettere a dormire davanti al tabernacolo. E che cosa fa Gesù durante tutto quanto quel tempo in cui resta solo anche quando, anche senza nostra colpa, molte volte resta solo perché noi non ci andiamo mai a trovarlo e qui un po' di colpa nostra c'è. Cosa fa lì dentro? Sapete cosa fa? Prega e ripara dall'ostia consacrata. Per noi è così importante questa funzione della preghiera e della riparazione che Gesù, tra i mille motivi per cui ha istituito l'Eucaristia, si è inventato anche questo, cioè doveva trovare un modo con cui la sua umanità continuasse ad essere presente sulla terra per continuare a pregare e a fare offerte di riparazione continue al Padre per i nostri peccati. Pensate a quanto è importante una cosa di questo genere, a quanto poco ci si pensa. Noi quando vediamo qualcosa che non va, se siamo buoni, cominciamo a inalberarci, a volte cadiamo nello zero eccessivo e disordinato, che non è senza colpa, e vogliamo spaccare il mondo per cercare di farci qualcosa, quando non ci possiamo farci niente, da un punto di vista pratico, umano, ma questo possiamo farlo sempre. E questo è fare tanto, figlioli miei cari, non è fare nulla o fare una cosa in più, è fare tanto. Bene, la prossima volta riprenderemo da fornace ardente di amore e continuando a meditare e a pregare con le litanie del Sacro Cuore di Gesù. Intanto vi auguro una santa settimana, una santa festa della Madonna di Fatima, una grande gioia, ecco, per la prossima canonizzazione dei pastorelli, la cui vita eroica è un grande messaggio, insieme al messaggio di Fatima, per gli uomini del nostro tempo. Vi do la mia benedizione, appuntamento alla prossima settimana. Ave Maria.